Eccoci live. Perfetto, benissimo, benvenuti ad una nuova puntata con la scienza. Io sono Caterina Curciano dei Laboratori Nazionali di Frascati, anche se oggi mi trovo a Gran Sasso, e dall'altra parte abbiamo. Alessio, dall'Università di Ghent, in Belgio. E a questo giro vi parleremo dell'antimateria. Oggi sarà un episodio tutto dedicato alla simmetria. Che cos'è una simmetria? Dedicato a un gioco di specchi, tutto sommato. Giusto, Catalina? Giustissimo, giustissimo. L'antimateria ha un nome strano, sembra antimateria, che quindi sia qualcosa che si oppone alla materia. In realtà è semplicemente una materia non che si oppone, ma opposta. Che è abbastanza interessante da tanti punti di vista. La cosa più particolare è che si annichilisce perfettamente con la materia, quindi quando si tocca insieme alla materia diventano pura energia, e è qualcosa che non osserviamo tutti i giorni, ma siamo in grado di produrla. E in questo episodio cercheremo di vedere un pochino la storia, come è venuta fuori, come abbiamo ipotizzato che esistesse, come l'abbiamo vista e che cosa c'è ancora da dire, perché non la vediamo. Giusto, Catalina? Giustissimo Alessio, infatti partiamo subito in questo viaggio affascinante su uno degli argomenti più intriganti, anche quelli meno noti, oserei dire, dal grande pubblico, perché come dicevi te Alessio, succede che spesso la gente non sa cos'è l'antimateria, tant'è che mi ha dato spunto per una riflessione, perché una volta ad una conferenza parlavo dell'antimateria ad un pubblico che non era fatto di fisici. E giustamente, come dicevate, qualcuno ha subito pensato che l'antimateria è lo spirito, proprio qualcosa che si oppone alla materia. Quello che noi vi racconteremo stasera è appunto, vi porteremo con noi in un viaggio attraverso lo specchio nel fantastico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, tranne che saranno Alessio e Caterina nel Paese delle Meraviglie. Apriremo questa porta, il viaggio attraverso lo specchio, che parte nel 1928 e parte, se vogliamo, da un tentativo che è dovuto a Dirac, Paul Maurice Adrian Dirac, questo fisico con un nome altisonante, ma lui di per sé uno che parlava pochissimo, tant'è che un bellissimo libro che ha come titolo L'uomo più strano, The Strangest Man, che lo descrive come una persona che se diceva, se ti raccontava qualcosa in 10 parole, voleva dire che parlava tanto. E lui nel 1928, agli albori della fisica moderna, intesa come chiave di lettura che ha portato al modello standard, era alla ricerca di un'equazione che descriveva il comportamento degli elettroni, però tenendo conto anche della meccanica quantistica, ma anche della relatività. Un'equazione quantistica esisteva già risalente al 26, quando Schrödinger propose la sua famosissima equazione, tranne che l'equazione di Schrödinger non teneva conto della relatività. Allora Dirac si inventò, anzi, su base puramente logica, matematica, che teneva conto delle due teorie, quantistica e relatività, arrivò a questa equazione che oggi porta il suo nome, equazione di Dirac, che descriveva, aveva l'ambizione di descrivere il comportamento dell'elettrone. Ed è esattamente che quello che questa equazione di Dirac, fa, descrive il comportamento dell'elettrone. Però, udite, udite, con la grande sorpresa anche di Dirac, più della comunità scientifica dei tempi 28, questa equazione descriveva, apriva il mondo dello specchio, faceva una cosa inaudita. Oltre a descrivere l'elettrone, descriveva, aveva un'altra soluzione. Questa soluzione non si sapeva a cosa appartenesse, quindi era una soluzione in più, come un'equazione di secondo grado che ha due soluzioni, e non si sapeva a cosa appartenesse. Era un'equazione che descriveva il comportamento di una particella inesistente, una particella che doveva comportarsi come l'elettrone, ma aveva una carica elettrica opposta. Quindi Dirac stesso rimase abbastanza sconvolto, non
non ebbe il coraggio di affermare che la sua equazione, malgrado la bellezza matematica, fosse l'equazione vera, e come dirà che dirà, alla fine si dimostrò che l'antimateria fu scoperta dalla bellezza matematica. Però non basta fermarci alla matematica, bisogna scoprirla anche in natura. E Alessio, cosa è successo poi? Ma sai, Catalina, che Dirac scoprì quest'altra soluzione strana in matematica, quindi con una delle equazioni più eleganti che esista, ma esisteva qualcun altro prima, nel 1898, un Francis Joseph Schuster. Questo scienziato, lui. Eravamo agli albori della scoperta dell'atomo, quindi si stava appena scoprendo che esisteva l'atomo. Lui ipotizzò che se esiste l'atomo, deve esistere un antiatomo, perché assieme, mettendoli assieme, diventa la pura energia. All'epoca non si sapeva ancora come definire energia. Ora si sa un po' meglio, anche se ci sfugge ancora esattamente. Però all'epoca l'energia era qualcosa di astratto. Però se tu ipotizzi che esiste l'energia e esiste la materia, deve esistere qualcos'altro che messe insieme diventano pure energia. E lui ipotizzò questa cosa e la chiamò antimateria. Ma Mamma mia. Dirac non aveva ancora fatto questo collegamento. Sebbene la sua equazione lui la creò indipendentemente, fece equazione perché Schuster non aveva, non c'erano ancora gli strumenti all'epoca per provare questa idea di Schuster, né aveva, non esisteva ancora la quantistica, eravamo appena a capire che esisteva l'atomo, quindi non era così semplice l'idea di Schuster. Dall'altra parte abbiamo avuto Dirac, che invece lui con la matematica ha detto: ma guarda che cosa spettacolare che ho trovato, se ne vergognò. Finché un certo Carl David Anderson, di cui abbiamo accennato nel nostro primo episodio, scoprì il positrone. Cos'è? Il positrone è una particella identica all'elettrone, ma di carica opposta. Vi ricorda qualcosa? Dirac aveva trovato una soluzione di un elettrone e uno strano oggetto che è identico all'elettrone, ma di carica opposta. Quindi Anderson, usando i raggi cosmici, per la prima volta osservò che Dirac aveva fatto qualcosa di eccezionale. E quindi scoprì questo positrone, che poi lo confermò lui e altri scienziati lo confermarono in un altro esperimento, non più con i raggi cosmici, ma proprio in laboratorio, cercando proprio di riprodurlo, perché ha detto: ah, se allora esiste questo oggetto. E allora si riprese anche la terminologia coniata da Schuster, l'antimateria, perché infatti l'elettrone e il positrone, quando si incontrano, diventano un fotone, pura energia, quello che già Schrödinger chiamò il quanto di energia. Quindi proprio un tassellino, un pacchettino di energia, che oltretutto sappiamo che questo pacchettino, se entra in vicinanza di un atomo e fa un piccolo, perde leggermente un po' di energia su questo atomo, gli fa fare un lieve rinculo, questo pacchetto di energia si spacca creando un positrone e un elettrone. Quindi questa è la bellezza dell'antimateria che abbiamo scoperto. Tra l'altro, Anderson prese il premio Nobel nel 1936 proprio per la scoperta del positrone. Caso strano, proprio quello stesso anno lui scoprì anche un oggetto che lui chiamò Mesone Mu, il Mu Meson. Poi scoprirono che però questo Mu Meson in realtà non era un mesone, ma era un altro leptone ed era quello che noi chiamiamo muone, una particella identica all'elettrone, ma con 200 e passa volte la massa dell'elettrone. Tra l'altro aprì di nuovo Anderson quell'anno aprì, oltre a ricevere il Nobel, aprì un'altra nuova tipo di fisica, aprì alle famiglie, ai sapori elettronici. Ma
Non è l'unica, l'antimateria, quella e per quello che riguarda l'antimateria, il positrone, scusate, fu solo l'inizio, perché chiaramente se esiste un positrone, che è l'antielettrone, deve esistere anche un anti? Un antichè. Antimuone, Quindi, per esempio, o un anti, quello che verrà fuori tauone, un antitauone, un antiprotone, certo. giusto? E infatti oggi noi sappiamo che tutte le particelle hanno una controparte fatta di antimateria. In pochi casi la controparte è identica alla particella, tipo il fotone, l'antifotone è uguale al fotone. Però tutte le particelle che noi conosciamo e che oggi classifichiamo come particelle elementari nell'ambito del modello standard, e quando dico modello standard includiamo l'elettrone, il muone di poc'anzi, ma anche tutti i quark che fanno i protoni, i neutroni, e quark di cui appunto abbiamo magari accennato nel passato, i quark strano e altri tipi di quark, hanno una controparte che è fatta di antimateria. E quindi appunto questa antimateria alla quale si aprì la porta attraverso la bellezza matematica, attraverso l'equazione di Schrödinger inizialmente, poi portata su un pilastro relativistico da Dirac, ci fece sì che oggi sappiamo appunto di questa controparte di antimateria. Però ciò detto, questo certo è un passo avanti, ma giustamente ognuno di noi può a questo punto chiedersi, ma siccome Dirac stesso non era a conoscenza dell'esistenza dell'antimateria, giustamente uno si può chiedere, ma dove sta questa materia? Dov'è? Cioè, nell'universo non esiste, questo è facile intuirlo perché se fosse qua attualmente basta incontrare l'antimè e dall'annichilazione risulterebbe che né io né lei, l'anticatelina, sopravviviamo. Allora chiedo ad Alessio, quindi cosa ci racconti dell'antimateria nell'universo? Che cos'è questa antimateria nell'universo? L'antimateria nell'universo non è, o meglio, dovrebbe essere, perché comunque se il modello standard cosmologico che consideriamo, quindi quello che tutti conoscono come Big Bang, prima dell'espansione, prima che iniziasse l'espansione, doveva esserci, anche durante le prime fasi dell'espansione, doveva esserci comunque un equilibrio, doveva esserci tanta materia quanti ma antimateria, perché era uno stato di praticamente pura energia che iniziava a spacchettarsi, a scomporsi, creando quelle che oggi chiamiamo rotture di simmetria, creando i numeri quantici, creando le particelle. Quindi, però doveva esserci 50 e 50. A un certo punto, e nessuno, non sappiamo ancora esattamente quando e come, ha iniziato a prevalere. A prevalere la materia e l'antimateria ha iniziato a sparire. Nell'universo noi non vediamo delle antistelle, o almeno no, così non ne abbiamo mai osservate di antistelle. Sappiamo che potrebbe esistere della materia oscura libera, ma non ne siamo ancora sicuri. Sappiamo, può darsi che esista qualche cosa che ha rotto questa simmetria. Ed ecco che si torna ad Alice, perché Alice attraverso lo specchio non vede la realtà esattamente com'è, ma una sua versione distorta. E infatti arriviamo qui al nostro primo problema, la simmetria. La simmetria nell'universo non è pari. Esistono delle simmetrie che chiamiamo P e C, ma partendo dalla P, la simmetria P è quella speculare, lo specchio, esattamente lo specchio. Se io alzo la mano destra, c'ho la mano sinistra, anche Catalina, mano destra, mano sinistra. Ma abbiamo osservato che questa simmetria nell'interazione debole non viene conservata. Lo osservò per la prima volta Madame Wu, una ricercatrice cinese, una professoressa col suo team, osservarono questa violazione incredibile, perché tutto, almeno a prima vista, noi, se io vado a destra,
o vado a sinistra è la stessa cosa. Vabbè, dipende dove devo andare, ovviamente, però nel senso se è speculare, se mi metto allo specchio, io vedo lo specchio. Eppure non è così. Quindi ciò che è in da una parte la materia, dall'altra parte qualcosa è cambiato. E io ora passo al di là dello specchio da Catalina. Ci vuoi raccontare grazie un pochino invece del resto? Assolutamente, quindi c'è questo mistero di cui vi raccontava Alessio, della scomparsa dell'antimateria dell'universo, almeno stando al nostro modello standard, questa volta della cosmologia invece, in cui si va alla ricerca delle ragioni per cui l'antimateria sia scomparsa dall'universo. E come vi diceva Alessio, la nostra miglior spiegazione oggi, magari non l'unica, su questa poi ritorneremo, ma la miglior spiegazione che abbiamo è che l'antimateria sia morta. Ovviamente quando dico che l'antimateria sia morta vuol dire che gli è successo qualcosa che alla materia non succede. E per questo che noi parliamo delle asimmetrie, perché questo nel campo della fisica ci porta direttamente ad indagare sulle leggi che sono valide nel mondo delle particelle e nel mondo delle antiparticelle. Dunque, è stato scoperto, la faccio un po' breve, però è stato scoperto che appunto queste simmetrie di cui vi parlava Alessio, nel senso che se succede qualcosa ad una particella, magari la stessa cosa succede all'antiparticella, quindi alla questa domanda succede la stessa cosa, è stato risposto sperimentalmente, e la grande scoperta è stata appunto sperimentale, che ci sono situazioni, non sempre e non per tutte le particelle, ma particolari situazioni e certi tipi di particelle di cui non siamo a conoscenza come grande pubblico, tipo i caoni, i bosoni, i binti. Quindi sono certe particelle che hanno questa asimmetria, quindi leggi diverse nel mondo delle particelle e delle antiparticelle. Tali tipi di particelle sono per esempio i caoni. I caoni sono sistemi composti di quark, uno di questi quark è il quark strano, ed esiste per esempio il caone neutro e l'antiparticella, l'anticaone neutro. Ed è stato visto che se io chiedo al caone se misuro i processi dei caoni e misuro gli stessi processi degli anticaoni, c'è una leggera asimmetria, quindi non fanno esattamente le stesse cose, come vi raccontava Alessio, attraverso lo specchio Alice, vista in questo caso come caone, non si comporta più nella stessa maniera. Questo è stato scoperto negli anni 60, quindi nel 64, da due fisici, James Cronin e Wolfitsch, che hanno ricevuto nell'80 il premio Nobel per la scoperta della violazione della simmetria CP, quindi quando osserviamo processi nei quali cambiamo la particella con una antiparticella, questa è la simmetria C, e oltretutto guardiamo il processo nello specchio, quindi realizziamo le condizioni sperimentali, che è come se fosse l'antimateria nello specchio, le leggi delle simmetrie sono violate. Ulteriormente nel 2012-13 è stato scoperto che c'è un altro sistema, il sistema dei mesoni B, che fa la stessa cosa, leggere asimmetrie. Quindi oserei chiedere a questo punto a me stessa e ad Alessio, allora abbiamo capito tutto, visto che l'antimateria, tra virgolette, muore, quindi perché ancora, Alessio, questo problema è un mistero? E ti ripasso la mia mano destra. Ok, allora per violare la simmetria dovrei prendere la sinistra. Giusto. Magari avessimo scoperto tutto. Tra l'altro, cosa molto interessante, i comportamenti della particella e dell'antiparticella, del caone e del mesone B, non sono lo stesso. Perché il caone ha degli eventi che decadono più rapidamente o meno rapidamente, a seconda. Mentre invece la stessa cosa non accade per il mesone B. Il mesone B neutro, e anche il mesone B neutro, ha risonanze più massive o meno massive. È una cosa strana di cui non si è ancora capito perché. Quindi
il motivo di questa rottura di simmetria non è ancora abbastanza chiaro. Infatti, se noi usassimo solo quella poca simmetria che si osserva, ora di principio dici, ok, nella vastità dell'universo, questa piccola simmetria nel tempo, nei miliardi di anni, nella vastità dell'universo, si è propagata, è diventata talmente grande da aver fatto prevalere talmente tanto la materia che l'antimateria non c'è. Però non è sufficiente. Non è sufficiente questa asimmetria. Ci deve essere ancora qualche cosa in cui appare questa simmetria. Siamo sulla strada giusta, ma c'è ancora da dire. Tant'è che qualche anno fa l'esperimento T2K in Giappone è un esperimento che misura i neutrini, l'oscillazione dei neutrini da un acceleratore a un detector sotto un monte, e hanno osservato che le oscillazioni dei neutrini sono diversi per il neutrino e per l'antineutrino elettronico. Cioè c'è una simmetria anche nei neutrini. Quindi forse lì c'è ancora qualcosa da dire, forse lì c'è ancora la chiave, di cui però non siamo ancora certi. Oltretutto, piccola curiosità, giusto per lanciare qualche sasso e poi nascondere la mano perché sono dispettoso, questa simmetria osserviamo nell'interazione debole, non nell'interazione elettromagnetica, ma l'interazione debole e elettromagnetica sono parenti, quindi le possiamo accomunare, quindi la chiamiamo elettrodebole, lì esiste. Perché invece, cioè ci dovremmo aspettare di vederla anche nella forte, eppure non accade. Non osserviamo violazioni CP nella forte, almeno finora non ne abbiamo osservate. La cosa interessante è che, secondo, sempre dalle equazioni, perché le equazioni, è vero che la matematica è astratta, ma ha un suo senso. È così come Dirac ha scoperto e ha predetto l'esistenza del positrone, così le nostre equazioni hanno predetto il bosone di Higgs, ma non solo, queste equazioni hanno predetto che se la simmetria CP non è violata nell'interazione forte, ci deve essere ancora un bosone che ci sfugge, chiamato assione. Una particella molto particolare, piccolissima, leggera, che aggiusta, interagisce solo forte e aggiusta l'interazione, la CP, la simmetria CP. E tra l'altro l'assione è una particella che non è ancora stata trovata, ma ci stiamo avvicinando, si spera. Ma, cosa bizzarra, è anche una delle, se interagisse gravitazionalmente, è anche uno dei candidati per essere la materia oscura. A proposito di gravità, come si comporta con la gravità l'antimateria, Catalina? Ottima domanda. Noi abbiamo, ovviamente sappiamo che se io faccio cadere una mela, mi cade verso la Terra, giustamente, giusto, no? Quindi Newton, certo, si dice, poi magari non è vero, che scoprì la gravità proprio perché mi cade la mela in testa. Ora la domanda, ovviamente astratta, perché se la mela fosse un'antimela, prima di cadere, Newton, poveraccio, farebbe una brutta fine. Però facendo un po' astrazione di questa cosa, uno si chiede, ma se io potessi fare una mela di antimateria, intesa come al posto, negli atomi, al posto dei protoni metto gli antiprotoni, fatto di anticuorp, lo stesso per i neutroni, circondati, quindi un nucleo con carica negativa, circondato da positroni con carica positiva. Quindi io posso farmi atomi di antimateria e appunto una antimela. La domanda è, questa antimela dove cade? Cade nella testa di Newton oppure subisce un effetto antigravitazionale? E benché la maggior parte... La gravità ha una diversa interazione, non necessariamente va in senso opposto, perché potrebbe essere uno motivo per cui durante l'espansione dell'universo l'antimateria non è riuscita ad addensarsi creando antistelle. Esatto. Quindi la domanda legittima è, ma siamo proprio sicuri che una mela, anzi l'antimateria cade
anzi, vola via, viene accelerata e se ne va a alta velocità quando incontra la materia, perché fra di loro magari si esercita la famosa mitica antigravità. E allora, proprio per collegarci anche a quello che diceva Alessio, magari una possibile spiegazione che quando è accaduto il Big Bang, le due si sono separate proprio perché c'è antigravità e l'antimateria è andata per conto suo in un antiuniverso, mentre noi ci troviamo nell'universo fatto di materia. Come facciamo a misurare dove cade e come cade l'antimateria? Ebbene, ci sono una serie di esperimenti al CERN di Ginevra, famoso anche per il bosone di Higgs, ma al CERN si fanno anche esperimenti di natura diversa. Fra questi ci sono due che non usano Large Hadron Collider, quindi anzi sono fatti ad acceleratori che si chiamano deceleratori, perché vogliono decelerare antimateria fino a formare antiatomi. E quindi vi parlo di esperimenti come G-Bar e AlphaG, che vogliono, hanno l'obiettivo di creare una piccola quantità di antimateria, intesa come anti-idrogeno, e poi lasciarlo cadere, questi antiatomi, lasciarli cadere nel campo gravitazionale, con il doppio obiettivo, uno per vedere se cade all'ingiù, sembra un pleonasmo, ma quando si parla di antimateria non lo è più. E se davvero cade in giù, è vero che cade con la stessa costante gravitazionale? Anche questa è una domanda affascinante alla quale bisogna rispondere. E dunque al CERN ci sono questi esperimenti che si creano questa piccola quantità di antimateria, nulla a che vedere con il grammo che si portava appresso il protagonista del romanzo di Dan Brown, Angeli e Demoni, anzi è impossibile, anzi l'antimateria è la cosa più costosa che si può immaginare, vista così come valigetta con l'antimateria, e si creano quantità piccolissime, migliaia, decine di migliaia di atomi di antimateria per fare questi affascinanti studi sulla gravità che agisce sull'antimateria. Ma l'antimateria non viene studiata solo sugli acceleratori prodotta da noi oppure al CERN di nuovo prodotta da noi. Viene studiata dove anche, Alessio? Nello spazio, come ho detto all'inizio, è vero, è la materia che ha prevalso, ma potrebbe esserci anche antimateria libera, che non è stata mangiata via, non è sparita, o non ha fatto in tempo ad aggregarsi per diventare antistelle, se appunto la gravità non funzionasse nella stessa maniera, che non è detto, magari funziona esattamente identica, però ovviamente siamo scienziati. Dobbiamo provarlo, non basta speculare. Abbiamo tre ipotesi, vediamo qual è quella giusta, identica, diversa, anti. Vediamo un po'. Però nello spazio la maniera migliore per studiare l'antimateria che ci arriva dallo spazio è con un satellite. E infatti fu mandato in orbita una decina d'anni fa un satellite, il primo satellite Pamela, con lo scopo proprio di misurare i flussi di antimateria, antiatomi, speravano di beccare dell'antielio, qualche antiprotone, dei positroni. Positroni, forse, è l'antimateria più comune nell'universo, però ci speravano di beccarlo. Qualcosa hanno visto, ma c'è un esperimento sempre sul satellite AMS che ha fatto anche di meglio, cioè è stato più raffinato di Pamela, e insieme hanno tirato fuori hanno scoperto qualcosa di strepitoso. Intanto hanno trovato un sacco di positroni. Hanno trovato degli antiprotoni. Non hanno trovato per ora nessun antielio, ma se già nei raggi cosmici l'elio è abbastanza poco, rispetto ai protoni, gli antiprotoni sono pochi, 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 figuriamoci quanti antielio ci possono essere. È un evento raro, uno ci spera di beccarne uno, però è un evento raro, finora non ne hanno visti. La cosa però estremamente interessante nello studio dell'antimateria nell'universo è che ti può dare degli indizi sull'origine. Infatti, i AMS, in particolare, hanno cercato di vedere quanti antiprotoni, anti, scusa, quanti positroni ci sono rispetto agli elettroni.
quindi un rapporto. Hanno visto che ovviamente ti aspetti che più le energie salgono e meno positroni ti trovi, perché vengono annichiliti, spariscono, eccetera, eccetera, ma a un certo punto, a salire con l'energia, invece di calare bassa, scoprono, scusate, vedendo la diretta deve andare così, scoprono che risale. E quindi a un certo punto riappare un eccesso, riappaiono altri positroni. E per poi iniziare un po' a riscemare. E da dove vengono fuori questi antipositroni? Ci sono diverse idee. Sicuramente non sono quelli prodotti da interazioni di raggi cosmici nell'universo, quelli ti aspetti che più alzi con l'energia più spariscono. Allora, da dove vengono? Una delle idee sono perché sono prodotti da stelle di neutroni, da pulsar, da particolari interazioni delle pulsar che creano un eccesso di positroni. E questa è una giustificazione abbastanza convincente. Ma ce n'è un'altra che può essere convincente, e di solito la verità è una via di mezzo. Ce n'è un'altra che questi eccessi di positroni viene dall'antimateria. E AMS sta cercando di aumentare il numero di misure per migliorare questa misura e vedere se è antimateria o no, o quanto antimateria, perché magari può darsi che non abbiamo beccato l'antimateria ed è ancora tutto dovuto alle nostre amatissime pulsar. Oppure può darsi che ci sia un misto dei due, o che sia quasi tutto antimateria. Per ora non si sa. Però se è uno o l'altro, con la misura te lo aspetti, perché se è antimateria deve scemare molto più rapidamente questo eccesso. Se sono i pulsar invece scema molto più, cala molto più dolce con l'aumentare delle energie questo eccesso. Quindi aspettiamo di vedere, ma è interessantissimo che così possiamo già avere degli indizi indiretti dell'antimateria, e non solo, in base a quanto questo eccesso è, come cala questo eccesso, possiamo anche capire la massa dell'antimateria. E a proposito di antimateria, Catalina? Ma adesso... Dimmi. Posso fare un distinguo? Certo. Che potrebbe essere collegato anche alla materia oscura. Che dici tu di questo? Sì, sì, sì. Quindi, scusa. Cioè, ovviamente una delle ipotesi è... Sì? Mm? Scusate. Tutto il discorso che ho fatto, ho detto antimateria, Catalina? Che ovviamente stavo parlando della materia oscura, scusatemi, è stato un lapsus freudiano. Stiamo parlando dell'antimateria, ma chiaramente questo eccesso è antimateria, hai ragione Catalina, ho sbagliato. Stavo parlando dell'antimateria, è antimateria, quindi questo eccesso, se non è, chiaramente il positrone è già antimateria, quindi... Però questo eccesso di cui stavo parlando, o sono pulsar, o è materia oscura. E quello che dicevo, si può capire la massa della materia oscura, quindi esatto. Proprio perché con la materia oscura cala più dolcemente, quindi prendetevi il discorso che ho fatto prima, sostituite antimateria con materia oscura, scusate. Però fondamentalmente è proprio la materia oscura che cala molto più bruscamente se è dovuta alla materia oscura, questo eccesso, cala più dolcemente se è dovuta alle pulse. E a proposito appunto di materia oscura, vuoi farlo tu l'annuncio, Catalina? Eh sì, infatti vi chiarirete le idee se ci sentirete. Noi adesso ci prendiamo insieme a voi una bella vacanza, e quindi oggi è l'ultima puntata prima di... cioè, l'unica puntata al mese di agosto. E ripartiamo, vi auguriamo buone vacanze ovviamente, con questa puntata che ci porta dietro lo specchio. Noi speriamo che voi vi portate non dietro lo specchio come in vacanza, ma magari in posti più carini, e vi diamo appuntamento proprio ripartendo esattamente da dove ci troviamo adesso. Le misure di antimateria nello spazio come possibile traccia dell'esistenza della materia oscura. Con chi, lo vuoi dire tu?
Lascia a te l'onore. Quindi lo facciamo in una puntata in tre con Marco Casolino, che ha accettato di unirsi a noi. Lui è uno che ci lavora con questi esperimenti. E quindi vi diamo appuntamento il Primo primo settembre. Primo settembre settembre. con l'antimateria fatta nello spazio, studiata nello spazio con i raggi cosmici e con tutto quello che possiamo ricavarci dall'antimateria. Probabilmente faremo Da uno. un'introduzione anche come possiamo studiare l'antimateria, che cosa ci possiamo cavare, e poi andremo nello spazio, come sempre. Tra l'altro, Sì, Marco è un membro del gruppo, quindi dategli il se vuoi vedi con benvenuto, un voi. caloroso benvenuto. Lo ringraziamo già nella live e al primo settembre. Esattamente. Quindi siamo ben felici di averlo con noi, uno dei protagonisti in prima persona all'avventura della ricerca dell'antimateria nell'universo e di quello che questa antimateria ci può svelare non solo sull'universo, ma anche non solo sulla parte visibile dell'universo, ma e soprattutto sul lato nascosto o dir si voglia oscuro di questo meraviglioso universo. E io direi che per questa puntata abbiamo più o meno finito. Io da parte mia vi saluto e vi riauguro una vacanza meravigliosa, malgrado le difficoltà. Godiamoci il periodo rimanente di agosto. Auguro anche ad Alessio un buon proseguimento del mese di agosto. Magari non so se tu farai le vacanze. Andremo. Scendo a Viareggio a trovare mia madre, mia sorella, un paio di settimane, una settimana, poi ritorno qua in Belgio, anche perché la situazione è abbastanza rischiosa. Mi raccomando, state tutti in sicurezza con questo coronavirus, che Bravo. sappiamo, cerchiamo di essere responsabili tutti, perché per non sopportare qualche mese, un po' di restrizioni, una mascherina, si rischia di avere dei danni per tanto, tanto tempo. Quindi cerchiamo di essere un po' coscienziosi. E beh, a parte questo, buone vacanze. Possiamo tranquillamente fare delle belle vacanze anche con una mascherina. Al mare ci possiamo anche andare lo stesso. Possiamo fare vacanze anche tenendoci a distanza, salutandoci, bevendo amici, un drink, ma con una certa distanza, e si può fare tutto. Quindi vi auguro buone vacanze anch'io, buone vacanze Catalina. Ci vediamo Grazie. fra poche settimane, tutto sommato. E bene, Vi buone diamo vacanze. appuntamento al 1º settembre. Speriamo di ritrovarvi freschi e preparati e con il desiderio di sentire qualche altro bel argomento sulla scienza e sull'universo. Arrivederci. Arrivederci e buone vacanze da dietro lo specchio, come un nostro utente augura. Grazie anche a voi da dietro lo specchio. Ciao! Ciao, a martedì prossimo, fra qualche martedì. Ciao ciao!